Play 38, la nostra TV come non hai mai visto prima. Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione. Ta-da! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Ta-da! Un'unica parola per stupire. Ta-da! Su RTV 38, Ta-da! La TV che non ti aspetti. Benissimo, rieccoci qua e buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Ta-da! Nuovo lunedì, nuova settimana in compagnia come sempre di un ricchissimo parterre d'ospiti con i quali parleremo di moda, bellezza, benessere, cambi look, gioielli e tanto tantissimo altro. Quindi direi di iniziare e lo facciamo con Fashion and Style. E oggi ci troviamo in compagnia di Riccardo De Biasi. Ciao, buonasera a tutti. Che piacere. Grazie, sei piacere già mio. All'opera. Sì, mi sono messo subito all'opera per vedere di ultimare e potervi offrire, regalare l'acconciatura di questa bellissima modella terminata, completa e quindi poter rappresentare al meglio la sua bellezza già diciamo avvantaggiata. Non è un'acconciatura ma una vera e propria opera d'arte. Ma sai, quando spesso mi dicono tu realizzi opere d'arte, tu realizzi sculture, in realtà non la vivo sempre nel modo migliore, perché l'effetto che voglio realizzare è proprio quello di avere una naturalezza spontanea, fare l'effetto wow e permettere alla sposa, alla donna o alla semplice invitata di poter creare non una nuova immagine ma la migliore immagine di se stessa. È proprio da lì che parte il nostro studio, il nostro lavoro. Perché hai detto sposa? Dovete sapere che lui è titolare dell'unico salone in Italia specializzato nella consulenza d'immagine per la sposa. Vero, verissimo. Noi siamo un team di professionisti. Quanti? Siamo circa 15 persone, dall'insegnante di portamento ai makeup artist, all'estetista, ai visagisti, agli acconciatori che si occupano proprio di creare il total look, l'immagine della sposa dalla testa ai piedi. 360 gradi. Sì, quindi. Cercando di creare un'immagine che sia il più possibile armonica e funzionale alle esigenze della sposa stessa. E questo ovviamente dà il beneficio alla sposa di sentirsi se stessa, di incantare i propri ospiti poi il giorno delle nozze e soprattutto di fare l'ingresso da star, da VIP, che è quello che sicuramente caratterizza buona parte delle spose nell'anno 2021. Sappiamo tutto il sistema wedding, la sofferenza degli anni e non mi dilungo oltre, però cerchiamo anzi di dare un messaggio, di dare uno spunto per stimolare tutte le nuove coppie di sposi a vivere questo momento nel modo migliore possibile. Sposa e non solo. Sposa e cerimonia, quindi noi ci occupiamo degli invitati, ci occupiamo di quelle che sono le damigelle, di quelli che sono poi tutti gli invitati delle cerimonie e di conseguenza affiancati proprio dal team dei professionisti che ci permettono di realizzare e consigliare non solo nel giorno dell'evento ma anche nella preparazione, quindi tutto quello che riguarda sia i servizi di estetica di base che di acconciatura. Oggi con noi è presente la bellissima Matilde. Sì, Matilde è con noi, abbiamo realizzato un'acconciatura tridimensionale. Ovviamente per motivi di tempo ci siamo soffermati sulla costruzione del metodo già nelle ore precedenti, in modo certo, che sto ultimando. Questione di tempistica. Certo, sto cercando di ultimare i dettagli, cercare di fare le rifiniture, perché questo metodo qua, che è l'unico in Italia che garantisce la tenuta dell'acconciatura per l'intera giornata. Che è importante questo. Sì, perché permette di sfruttare non solo l'altezza e la larghezza delle sciocche ma anche la profondità e di conseguenza questa preparazione così articolata permette poi di realizzare questi lavori in maniera dettagliata, in maniera molto molto precisa. È proprio la caratteristica di questo metodo, la pulizia, la specificità di garantire una tenuta non sottraendo però né tempo né esigenza a quello che è il gusto e il desiderio.
colore, acconciatura e non solo, anche trucco. Anche make-up, sì. Noi, come dicevo prima, il nostro obiettivo è far sentire la sposa, nell'accompagnare la sposa, scusami, dall'inizio alla fine. Quindi non la prendiamo in carico all'inizio e ci rivediamo il giorno delle nozze. Noi cerchiamo di seguire step by step, quindi durante tutti i mesi, attraverso i percorsi formativi, attraverso quelle che sono le nostre didattica formativa, legata proprio alla sposa, su quelli che sono tutti gli aspetti della preparazione del volto, della silhouette, di tutto quello che poi ne consegue. Certo. Quindi corsi di formazione, masterclass, le cose da dire sono ancora tantissime, Riccardo, vero? Sì, diciamo. Il riscaldamento, ma quindi ci torniamo più tardi. Perfetto, volentieri. Perché adesso dovete sapere che è tornata a trovarci la nostra Gloria, quindi andiamo a parlare di chi? Di Roberto Poggiali, Gioielli Firenze. Eccola qua, la nostra Gloria Poggiali, titolare di Roberto Poggiali Gioielli Firenze. Sì. Come stai innanzitutto? Bene, grazie. Benissimo. Sei tutto bene? Sì, felice di essere tornata. Non hai più bisogno di presentazioni, anche se io continuo a presentarti, che la riconoscete, ma soprattutto riconoscete cosa? I bellissimi gioielli che siete abituati a vedere puntualmente, giorno dopo giorno, puntata dopo puntata, indosso a me. Sì. Tutti i giorni, no? Per Tada. Sì, certo. Che oggi indossi la nostra collezione di bijou con il marmo. Vabbè, ne parliamo. Ne parliamo, dopo. Vero? Sì. Nel corso sì. di questi non tre, ma quattro step, ci sì. rinfreschi la memoria. Sì, volentieri. Con tutte quelle che sono le tue collezioni. Sì. Ok. Quali adesso, sono? Allora, la prima che vedremo, indossata dalle ragazze, sarà quella in oro brillanti e perle. E poi ve la spiego quando poi la vediamo indossata, ve la spiego nei dettagli. E è la prima delle nostre collezioni, quella in oro brillanti e perle. Perle barocche, lavorate tutte a mano, perché ricordo che noi lavoriamo, tutti i nostri gioielli sono lavorati a mano. Proprio per questo sono pezzi unici. Unici, sì. Dopodiché andremo avanti con argento, fiori, sì. cuori, poi collezione di bigiotteria, la scarabocchia sì. e poi tantissime novità. Novità, quindi, anche sì. Entriamo proprio nel vivo, no? Assolutamente sì. Con questa sfilata. Volentieri. Prego, Gloria, collezione in oro con brillanti e perle. Sì, quelle che vediamo su Rebecca è la nostra collezione in oro con brillanti e perle barocche. Qui lavoriamo, selezioniamo le perle e ci lavoriamo sopra con l'oro, creando dei fili organici e rendendo ogni gioiello unico, perché lavorando direttamente sulla perla a mano, artigianalmente, ogni gioiello, ogni pendente è diverso, ogni anello è diverso, quindi ognuno di voi avrà il suo gioiello. Un gioiello unico e prezioso, sì. davvero prezioso, perché appunto sono tutti pezzi unici. Quante sì. tipologie di perle? Allora, queste sono perle australiane, barocche, però utilizziamo anche le perle di acqua dolce o altrimenti le perle giapponesi. Dipendentemente da quelle che sono le richieste? Sì, sì, in base anche alla fascia prezzo della richiesta. Sì. Grazie Rebecca, prego Vittoria. Vittoria indossa parte della nostra collezione in oro, gli orecchini, il pendente e gli anelli. Come potete vedere, le nostre linee spaziano dagli stili più antichi a quelli più moderni, possono comprendere solitari, tennis,
l'anello anche che indossa. Ma vogliamo parlare di quell'anello? Con sì. quella pietra rossa? Sì, o fucsia? Sì. È uno dei sogni di tutte le donne. Anche il mio, Non avevo dubbi. Gloria, ricordati questa cosa, anche il mio. Sì. E ci può essere fatto con lo zaffiro, con il rubino, con lo smeraldo. Quindi anche in questo caso, dipendentemente sì. da quelle che sono le richieste del cliente. Dopo andiamo sì. avanti con una bellissima sfilata con la tua collezione in argento. Sì. Quindi vedremo fiori, farfalle, vedremo fuori. Anche forme geometriche, insomma, bene. Un po' di tutto. A dopo, Gloria. Grazie. Adesso andiamo avanti con Momart. In compagnia di Antonella Veroni, grazie per essere con noi e benvenuta. Ciao, buonasera. Quanto sei emozionata? Tanto. Tantissimo. Ti vediamo. Allora, Momart. Sì. Quando nasce e qual è stato il tuo percorso formativo? Allora, Momart nasce all'incirca 18 anni fa, però c'è da considerare che all'inizio non avevo proprio la mia linea. Lavoravo, diciamo, per altre ditte, facevo per PT Immagine e poi in seguito è nata l'esigenza di avere proprio una cosa mia, di tirare fuori le mie idee, di trasmettere quello che io ho dentro sulle mie creazioni. Quindi diciamo ho deciso piano piano, è stato un percorso lungo, non è stato dall'oggi al domani, però di tirare fuori la mia linea. E niente, da lì poi ho iniziato a creare soprattutto la parte degli accessori, che sono borse, pochette, zaini, affiancato anche da tantissimi t-shirt. Vediamo delle creazioni meravigliose qua in studio. La domanda è questa: in che modo ti caratterizzi e ti contraddistingui? Allora, intanto c'è da dire che sono tutti prodotti made in Italy e sono interamente artigianali e dipinti a mano con colori professionali, non da hobbistica, perché molte volte quando pensiamo che il colore, che il dipinto vada via al lavaggio, in realtà sono colori professionali e resistono al lavaggio e non si rovinano. E cerco di dare un'immagine un po' diversa, diciamo, a tutto quello che c'è in giro, sì. perché è un pochino tutto uguale quello che oggi troviamo. Quindi cerco nella mia particolarità di far sentire anche le persone che acquistano un prodotto un pochino diverse, uniche, e mettergli anche un po' di allegria con tutti questi colori. Niente limiti, solo orizzonti, quindi si possono personalizzare. Si possono personalizzare, sì, su richiesta del cliente. Ci sono chiaramente capi di campionario che io continuo a realizzare in continuazione, e molte volte però dalle clienti vengono richieste proprio delle personalizzazioni su richiesta, e quindi si possono fare. Quindi, prodotti artigianali, perché è importante questo? Perché è un aspetto che sta tendendo a... Sì, è vero? Importante soprattutto perché oggi si tende ad andare molto sul prodotto in serie e industrializzato. Nel senso, io... soprattutto viviamo in un paese che è l'Italia, Firenze, in cui l'arte è per eccellenza, ma molte volte ci dimentichiamo la differenza tra un prodotto artigianale e un prodotto fatto in serie. Io quando dipingo una borsa, un accessorio, ci metto un'emozione, ci metto il cuore, cerco di trasmetterla anche nelle mie creazioni. Certo. E quindi di conseguenza voglio che quando una persona riceve il suo ordine alla stessa emozione anche. Perché per emozionare gli altri bisogna prima sapere emozionare noi stessi. Vero? Sì. Che se no non ci riusciamo. No, soprattutto a livello artigianale e a livello artistico. Quanto impieghi quindi a creare queste meravigliose, insomma, creazioni? Ma dipende, allora, il tempo è soggettivo da disegno a disegno. Ci sono alcuni disegni che sono più veloci e altri che sono più... molto più lunghi. Chiaramente cambia anche dal tipo di borse, perché alcune sono anche molto più difficili che altre, essendo piene di cuciture e tasche. Però sono lavori che insomma ci vuole un po' per realizzarli. Quindi grazie Antonella, tanto ci torniamo più tardi. Va bene, grazie a voi. Perché adesso vi faccio trasferire tutti nel salottino dalla bella e brava Lucrezia con i suoi consigli.
E grazie Carlotta e buon pomeriggio a tutti voi. Oggi parleremo di intimo e lingerie insieme a Donatella Cianchi, titolare di Gianna Intimo Firenze. Benvenuta. Ciao, ciao. E ben ritrovata, perché ci siamo già viste un mese fa e abbiamo parlato di intimo. Ma il tuo negozio, rifacciamo un po' un riepilogo, aperto da ben oltre 50 anni e intorno agli anni 90 hai deciso di riprendere l'attività e di risollevarla offrendo altri servizi, tra cui anche le consulenze e il bra fitting, ovvero appunto il consigliare agli altri e l'insegnare a indossare. Ma il tuo negozio, oltre all'intimo, che abbiamo già parlato la scorsa volta, offre anche altri servizi. Sì, il nostro negozio praticamente è proprio un negozio di intimo, quindi oltre ad avere la corsetteria abbiamo anche tutto il reparto lingerie da notte, sia donna molto, in maniera molto approfondita, e anche l'uomo. E anche per la donna diciamo abbiamo dal prodotto più giovanile, più brillante, grintoso, fino al prodotto più classico anche per la signora, e anche nelle taglie differenziate, sì, nelle taglie più alte, nelle taglie calibrate per signore un pochino più morbide. Esatto, diciamo. Ma io andrei a vedere un piccolo spoiler della nuova collezione lingerie con una sfilata, quindi vai con la sfilata. Allora, vediamo la prima modella. Allora, lingerie uomo e donna, come abbiamo visto, vediamo che sono dei lingerie molto molto raffinati, quindi di buona qualità anche. Sì, oggi ho deciso di portare dei capi di un'azienda toscana, Verdiani, che produce tutto in Toscana, quindi è un vero e proprio Made in Italy e usa prodotti di altissima qualità. In questo caso vediamo che abbiamo una camicia da notte in micromodal certificato Tencel, è una certificazione specifica di altissima qualità di prodotto, con un pizzo, questi sono tutti pizzi italiani, questo è un Livers, e di solito i pizzi più buoni sono francesi o italiani, per cui insomma è anche con dei contrasti molto grintosi. Molto bello e raffinato. Sì. Mentre vediamo Gabriele. Gabriele ha sempre la linea di Verdiani, uomo. Qui abbiamo un pigiama 100% cotone, e perché insomma ci piacciono anche gli uomini ben curati, no? Certo, perché non sono tanto le donne. E quindi, però sono anche capi giovanili, perché insomma non è un pigiama classico un po' tristino, sono pigiami molto belli. E che possono portare tranquillamente anche ragazzi, dai, un po' ragazzi, più giovani, ai signori, sì, comunque, quindi un po' di tutte le età. Comodo, immagino. Comodo, cotone, sono eccezionali, insomma non fanno una piega nel tempo. Perfetto. Mentre Giulia sta indossando sempre una camicia da notte. Sempre Verdiani, sempre micromodal Tencel, in questo caso abbiamo un prodotto un pochino più giovane, senza pizzi, corta, spalla larga, con delle micro cuciture sul décolleté, perché la loro collezione è molto vasta, quindi si spazia da capi lunghi, corti, hanno le vestaglie, insomma hanno veramente anche tutto il mondo delle esigenze, magari anche per una donna che ovviamente è stato interessante e deve... Sì, hanno anche varia vestibilità. Sì, per esempio per chi deve andare a partorire ci vogliono i bottoncini davanti, poi per l'allattamento, e quindi loro fanno anche tante camicie da notte che servono proprio a questo uso. Certo, e abbiamo visto anche lo spoiler dei colori primaverili. Sì, quest'anno va molto il cobalto, il blu, vanno i fucsia, vanno i verdi, per cui c'è tanta voglia di colore, si spazia dal fiore alla riga, tantissimo la riga quest'anno.
quindi fiore, riga, e un po' di tutto. Ci si può divertire, un sì. po' di tutto, un po' per tutti i gusti. Per tutti i gusti. Sì. Allora, io ti ringrazio Donatella, grazie, ma non è finita qua, perché dopo vedremo altro lingerie, ma soprattutto molto intimo, quindi grazie Carlotta. Grazie mille Lucrezia, ma adesso se vi dico Jacqueline, chi vi dico? Ovviamente le Vanità Profumerie. Ta-da! Jacqueline? Ciao Carlotta! Che colore! Eh sì, è primavera quasi. È primavera quasi. Come stai? Bene. Anche te sei bellissima di grazie, giallo. Grazie, grazie. Color primavera. Eh sì, certo. Sei in compagnia però oggi non sono venuta speciale. No, sono la venuta da sola. Già sì. presenti? Sono venuta con la nostra beauty advisor Eva Diegoli, che lavora nel nostro punto vendita di Via Portarossa. E niente, oggi ci farà vedere le nuove tendenze. Primavera, estate, perché siccome 2022. Stiamo cambiando stagione, perché abbiamo delle giornate bellissime e abbiamo avuto oggi un piccolo... Oggi abbiamo avuto un assaggio. Sì, veramente. O sbaglio. No. Vero. No, veramente. E cambiando stagione, dicevo, noi dobbiamo cambiare anche il nostro look. E dunque, il nostro make-up. Dunque, adesso lascio la parola alla nostra Eva, che ci spiegherà un pochettino i trucchi del mestiere. Eva, ben ritrovata quindi. Ben ritrovata, buon pomeriggio. Grazie mille, è un piacere essere di nuovo qua. Buon Grazie pomeriggio a tutti. Sì, esattamente come diceva Jacqueline, siamo vicinissimi alla stagione più frizzante, più colorata e anche più profumata dell'anno e insieme a Yves Saint Laurent andremo a vedere quelle che saranno le tendenze per il make-up primavera 2022. Prima di tutto voglio dire che per quanto riguarda la base andremo a sottolineare, ad esaltare naturalezza e luminosità. Ne abbiamo bisogno. Esattamente, quindi andremo sì a scegliere primer che andranno a levigare, a dare un aspetto glowy alla nostra pelle, scegliendo poi texture sottili e fondenti per avere quindi un carnato omogeneo e super compatto. Per quanto riguarda invece gli occhi, diremo addio all'opaco. Oh. L'opaco cederà, ciao, opaco. Cederà il cetro invece a tutti quei prodotti che saranno invece luminosi, glitterati e super satinati. Attenzione al back agli anni 90 per le labbra. Ci parlerai anche quindi delle labbra. Esattamente, sì. Ma quindi per avere sempre un trucco perfetto e una base perfetta, ad esempio... Un consiglio, certo, mi chiedi? Certo, uno? Solo uno? Aspetta, questo è solo l'inizio. Allora, sicuramente il consiglio che posso dare è quello di detergere molto bene la pelle, scegliere accuratamente la crema, il trattamento da utilizzare, ma anche i grossi alleati sono le maschere. Le maschere a seconda ovviamente della tipologia di pelle, ma soprattutto anche attenzione al tipo di make-up che poi vogliamo appunto indossare. Maschere quanto? Una volta a settimana? Anche un paio, a seconda della tipologia di pelle, sicuramente tra le pelli più disidratate un grande consiglio è quello appunto di applicarla almeno due volte alla settimana, per quelle impure magari delle maschere detox che vanno un po' a ripristinare la formazione di sebo. Eva, ma il fondotinta, come si sceglie il colore del fondotinta? Allora, bisogna effettivamente stare molto attenti a quelli che sono i sottotoni della nostra pelle, ma soprattutto un consiglio che do davvero spassionato è quello di acquistare il fondotinta di giorno. Nella luce reale si riesce a vedere molto meglio l'effetto del colore e anche appunto evitando lo stacco dal collo, che non è proprio bellissimo, diciamo, per quanto riguarda appunto la stesura del make-up. Jacqueline, negozi sono belli tutti
illuminati e luminosi. Sì, sì, così, così siamo e così saremo. Quindi si può sempre scegliere. Comunque, sì, senz'altro. E poi troverete, ridico, Eva nel nostro negozio in via Porta Rossa, che riuscirà naturalmente con voi a fare un make-up personalizzato. Ecco. Dunque vi invitiamo, vero Eva? È importante, ovviamente, no? Il sì. Make-up personalizzato. Sì, è molto sì. Importante, eh. Da cos'è che parti, che inizi per un make-up? Allora, solitamente, scusami, per un make-up? Personalizzato. Personalizzato. Ma adesso ci mostri qualcosa o ci mostri tutto nella seconda parte? Nella seconda parte, per un make-up personalizzato. Ma come, Eva? Sì, è una sorpresa, dopo vi farò vedere. Per il make-up personalizzato ci tengo molto a, a parlare, a conversare, a capire la mia cliente che cosa desidera, ma soprattutto, ed è quello che farò successivamente, mi piace insegnare metodi semplici ma efficaci, così che anche la mia cliente potrà a casa riprodurre il suo make-up e sentirsi bella così come quando esce dalla nostra profumeria. Che colori andrai a usare su Carlotta, perché si chiama così anche lei? Esatto, si chiama Carlotta, così piacere. Anche Carlotta. Su Carlotta utilizzerò dei colori che oggi lo richiama appunto la primavera, colori pop, quindi andremo con un fucsia, un lilla, andremo a enfatizzare gli zigomi perché saranno i veri protagonisti, non avremo più quindi un contouring marcato, ma andremo ad addolcire questo volto dando proprio priorità ai nostri zigomi. Quali sono tutti questi però colori primaverili estivi? Allora ho sentito dire lilla. Lilla, fucsia, fucsia, rosa. Oh. Il back negli anni 90 riporterà fuori il lucido sulle labbra. Rossi, fucsia, argentati. Chi più ne ha più Insomma, ne metta. Insomma, la primavera chiama il colore. Esattamente. Grazie mille Eva, grazie mille Jacqueline. Grazie. Dopo. A te, ci vediamo dopo. Perché adesso, a proposito di consigli, andiamo a sentirci quelli di Grazie a Firenze. Ta-da! E se dico Grazie a Firenze, dico... Loredana Di Capua, ben ritrovata. Grazie Carlotta. Super colorata anche te, ovviamente. Per forza, con un bellissimo detto completo. Che la primavera chiama colore, eccoci qua. Eccoci qua. Ovviamente rappresenti come sempre uno dei negozi più importanti del territorio. Grazie. Esatto, con i nostri 4 punti vendita. E oggi anche te ci parlerai delle tendenze primaverili estive del 2022. Proprio. Quanto abbiamo proprio aspettato così. Questa puntata? Tutto l'anno praticamente, mentre tutto faceva l'anno. Freddo noi e aspettavamo la primavera e finalmente qua. Ci siamo quasi, quindi non possiamo non parlarne. Quindi, anch'io, parole d'ordine, quali colore, sono? Colore, quindi anch'io parto dal colore, mi hanno servito la parola colore su un piatto d'argento, noi siamo tutti coloratissimi, stiamo parlando tutti di colori e di primavera. E poi parliamo con te di colori, con chi? Hai ragione, ti ringrazio. Quindi la prima tendenza che ci accompagnerà in questa stagione appunto è colore, indossato in total look, quindi per enfatizzarlo ancora di più, come stiamo vedendo dalle immagini che passano, completi, colorati. Quindi i tre pezzi tutti dello stesso colore, quindi molto forti, colori accesi ma anche colori delicati, questo per accontentare tutte le nostre clienti, tutte le donne che hanno caratteristiche diverse e si valorizzano anche con colori diversi. Quindi sicuramente il colore appunto indossato in total look come stiamo vedendo, ma anche in color block. Il giallo che indosso io, perché io vi devo ringraziare perché oggi per la puntata di oggi mi vestite, è un giallo forte o delicato? È un giallo brillante, freddo, intenso, che soddisfa tutte le tue caratteristiche cromatiche, valorizzandoti in modo naturale. Perché oggi parliamo anche di armocromia. Un pizzico di armocromia io ne parlerei semplicemente perché ho notato che praticamente ogni lunedì, ogni volta che vengo in puntata, non c'è make-up artist o parrucchiere che a proposito di capelli o di make-up appunto parli di colore e parli, faccia dei cenni appunto su questo metodo che serve per individuare i colori che valorizzano la persona. Ci rinfreschi un po' la memoria?
In che modo nasce l'armocromia e perché? Allora, guarda, siamo nel posto giusto perché l'analisi del colore, che adesso conosciamo come armocromia, appunto nasce proprio negli studi televisivi, quindi con il passaggio del cinema da bianco e nero a colore, ad opera proprio delle costumiste di Hollywood, che è un sistema che è nato negli Stati Uniti e poi importato in tutto il mondo, anche in Italia, quindi con l'obiettivo di valorizzare quanto più possibile in modo naturale l'immagine degli attori, degli attrici, in modo che rendessero il meglio possibile a video, già in modo naturale, quindi quando il colore ti valorizza e ti illumina appunto con naturalezza, perché i colori sono i tuoi, come esattamente sta accadendo a te in questo momento, o come quando stanno i miei colori amici, esatto, come quando indossi il fucsia ad esempio. Praticamente il make-up è importantissimo, ovviamente diventa un completamento, quindi si ottiene un'immagine assolutamente armoniosa e perfetta e naturale. Risulti automaticamente più bella? Automaticamente sì, viene tutto bilanciato, è tutto armonioso, è tutto naturale anche, e ovviamente ti senti anche meglio. Poi, come già detto in una nostra scorsa intervista, e mi ricordo di 2 anni fa. Esatto, noi ne abbiamo già parlato insieme. L'armocromia viene comunque sia in aiuto per quale motivo? Quando ci siamo resi conto che colori base, come può essere magari il cammello, il bianco, il nero, vero? Non esattamente, praticamente fino a prima dell'armocromia consideravamo i colori in maniera molto generalizzata, un po' tutto stava bene a tutti, e quando parliamo di colori base indifferentemente fra caldi e freddi. Poi è arrivata appunto l'analisi del colore, che ci ha messo davanti un po' a questa realtà e alla personalizzazione delle nostre caratteristiche. Personalizzarle, imparare a acquisire la consapevolezza di queste caratteristiche, permette poi di personalizzare il nostro stile, quindi attraverso la scelta del make-up, dell'abbigliamento e anche del colore dei capelli. Oggi parliamo anche di completi. Oggi parleremo anche di completi, esatto. Tu ne indossi appunto uno total color, io ne indosso uno completamente diverso, tutto fantasia. E di tanto tantissimo altro. Assolutamente. Io ti interrompo qua, Loredana, bene, perché sennò ci spoileri tutto. È vero, è vero. A dopo. A dopo. Grazie. Perché adesso, come sempre, spazio alla cucina. Siamo in compagnia già del nostro Shadi, ovviamente, lo sapete ormai. Il lunedì è Shadi. Ciao Carlotta, come stai? Come stai? Io bene. Benissimo, guarda, sono pronta ad aspettarti. Guarda oggi che preparazione che ho qui davanti, Sei pronta? Chi ha compiuto gli anni? Io? No, io. So che mi hai nominato tutta la settimana scorsa, dopo lunedì mi hai sempre ancora nominato. Ancora tanti auguri, Shadi! Grazie. Come ti stupirai in questa terza parte? Guarda, oggi faremo una ricetta. Stupiremo i nostri telespettatori insieme. Ricetta semplicissima, però guarda, la regia è cascata proprio su quello che andrò a utilizzare. Guardate come sono belle. Tutte queste cipolle e tutto questo cavolo nero. Andremo a fare una zuppa particolare. Vuole farmi piangere. Ti voglio far piangere oggi, preparati. Spazio alla cucina, ore? 19 fino alle 19.30 sarò tutto vostro, insieme alla Carlotta, preparati. Puntuali, puntualissimi, a dopo Shadi. Adesso andiamo avanti con Fashion Hairstyle. Ta-da! Riccardo, sì. Eccoci qua. Sì, come vedi ho terminato il lavoro, soprattutto ho terminato l'ultima fase, la più delicata, quella del fissaggio dell'acconciatura, perché spesso quando osserviamo il metodo tridimensionale sui social, su quelle che sono le immagini delle copertine più glamour, vediamo sempre questo metodo particolare, ma cosa c'è dietro? Qual è lo studio che è intrinseco a questa realizzazione? Come vedete l'effetto finale è molto delineato, abbiamo tolto anche tutti quelli che sono gli strumenti, i sostegni necessari per realizzarlo e per poterlo ultimare. Ma l'effetto completo, come dico sempre, non si può parlare di acconciatura, un po' come hanno accennato anche gli altri professionisti, se non andiamo a fare un'analisi accurata di quello che è l'immagine della persona. Ovviamente su Matilde faccio qualche cenno per far capire che... Ci spieghi un po' quello che è l'iter. Bravissima. Facciamo un po' l'iter a ritroso, cioè di solito si va a costruire l'acconciatura passo passo e si vede poi alla fine il risultato finale. Quella che è stata la strategia che abbiamo attuato invece con la nostra modella è stato il percorso inverso. Inverso. Bravissima. Vediamo prima il risultato finale
brava, e poi ci brava. Quello che è successo prima. Bravissima. Cosa abbiamo fatto? Siamo partiti da quello che è lo studio del volto, perché non si può parlare di immagine se non teniamo in considerazione quelli che sono i connotati, certo. Le caratteristiche morfocromatiche della nostra persona, della nostra modella, della nostra sposa. Per cui partiamo dall'analisi del volto. Una volta effettuato questo, andiamo a fare lo studio dei colori, come è stato detto poco fa, e quindi andare a creare una strategia che sia funzionale per nascondere quelle discromie, quei rossori, quelle imperfezioni che purtroppo ognuno di noi presenta, e cercare di enfatizzare invece quelle caratteristiche dominanti, i nostri punti di forza, che permettono di valorizzare la nostra immagine, di farla sembrare più luminosa, più brillante, più bella e più fresca. Quindi, come dicevo, il primo step è proprio quello dell'analisi del volto. Come vedete, noi ci beneficiamo del supporto, degli strumenti che la tecnologia e l'innovazione ci permette. Abbiamo analizzato, non so se si riesce a vedere, la forma del volto della nostra modella. Grazie allo studio e all'analisi dei quadranti, che ci permettono di analizzare in ogni singolo dettaglio del volto senza avere un minimo di errore. Una volta fatto questo, andiamo a capire se creare dei volumi. Lei intanto ha un volto ovale. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere il volto ovale, quello più versatile, quello più facile da gestire, quello considerato ideale. Ideale, anche se il volto perfetto non esiste, ma non sicuramente esiste un riferimento, è quello che più è vicino, il volto ovale. E da qua abbiamo valutato l'altezza della nostra modella, un'altezza importante, abbiamo valutato la sua silhouette, la sua fisicità, il bilanciamento delle proporzioni. Quindi un'acconciatura troppo eccessiva in larghezza o troppo alta in altezza rischiava di essere effettivamente non armoniosa per l'obiettivo che volevamo realizzare. Quindi abbiamo fatto questo studio e ci ha permesso di creare e vedere e valutare i connotati oggettivi grazie proprio al metodo della consulenza d'immagine. Una volta fatto questo, ci siamo, come dicevamo poco fa, addentrati nel mondo del colore, ci siamo spinti in quelli che sono le famose palette cromatiche, perché lo studio, l'analisi di quello che abbiamo fatto grazie al test e quindi all'uso dei drappi ci permette di risalire ai colori adatti alla nostra modella, migliori per la nostra modella, affinché la possano valorizzare indipendentemente da quelle che sono poi le azioni correttive che andremo a fare dal punto di vista acconciatura e make-up. Questo ovviamente non solo per quanto riguarda il colore dei capelli, ma anche per quanto riguarda la scelta di un eventuale rossetto, di eventuali bijou che possiamo adoperare sull'immagine della nostra modella. A che ora si è presentata stamattina in salone? No, devo dire che il lavoro è stato fatto in maniera abbastanza veloce, come vediamo anche dallo scorrimento delle immagini. Con un professionista tutto viene fatto in maniera più veloce. In realtà, come dico sempre, il vantaggio della cliente di appoggiarsi a un team di professionisti piuttosto che a un singolo professionista è quella di avere tutto all'interno. Quindi ogni comparto è collegato l'uno all'altro, permettendo che si parli la stessa lingua dalla testa ai piedi. Come vedete, la scelta dei colori, l'analisi del volto, l'analisi delle forme permette di enfatizzare e valorizzare, come dicevo prima, quelle che sono le sue naturali caratteristiche. Grazie Riccardo. Grazie a te. Dopo. Non vedo già l'ora di tornare da te. Volentieri, perché c'ho una sorpresa da farti vedere. Forse non solo una. A dopo. Grazie, a più tardi. Adesso andiamo avanti con Roberto Poggiali, Gioielli Firenze. Gloria, quindi, dalla collezione in oro di brillanti e perle passiamo a quella in argento. Sì, ho portato a farvi vedere la collezione di fiori e farfalle, tutta in argento, rigorosamente fatta a mano, dove rappresentiamo fiori e farfalle impreziositi da brillanti e in cui viene applicato smalto colorato. Quindi, io direi una cosa, senza perdere altro tempo, sì, prego regia. I try to replace it with city lights.
Questi sono davvero meravigliosi, con questo smalto applicato a mano, vero? Allora, eccoli qua, questi sono la collezione Fiori Farfalle, come potete vedere. Perfetta abbiamo creato... poi per questo periodo. Assolutamente. Siamo per tutti vicino... i mesi, ma soprattutto questo che ci avviciniamo alla primavera. Abbiamo voglia di colore, di brillantezza e di vivacità. Di fiori e di farfalle che sono comunque due elementi che non passano mai di moda. Mai. Alla fine, sì. Sono sempre richiesti dai clienti e quindi abbiamo creato questa collezione completa di orecchini, bracciali, collane, anche pendenti, anche ora questo è un girocollo piuttosto complesso, insomma importante, però facciamo anche pendenti più semplici, anelli. La cosa particolare è che su alcuni di questi articoli creiamo il movimento, quindi ci sono i fiori con le farfalle che si muovono. L'effetto tridimensionale. Sì. E quindi sempre articoli, oggetti unici, tutti rigorosamente fatti a mano e in base a come si sveglia l'ora. A quella che è la giornata, sì, vero? Sì, sì. E quindi ovviamente anche qui avrai il tuo gioiello, perché comunque sono tutti diversi. Lo smalto è tutto fatto a mano con delle sfumature, quindi viene applicato il colore che poi viene sfumato e in altri colori o nella tonalità dello stesso colore, più chiaro o più scuro, insomma. Quanto prima contattarti, scusami? Dipende un po' noi chiediamo sempre più o meno un mese, però dipende un po' anche dagli articoli, ecco. Questa invece, come potete vedere, è la collezione di cuori per il nostro San Valentino, per un regalo speciale, di anelli e bracciali, sempre in argento, placcato oro. Poi è possibile ovviamente comprare anche più collane e poi regolarle in quel modo. Sì, come è stato fatto in questo momento sulla ragazza. Che sono meravigliose insieme questi quattro cuori. Un insieme di cuori, uno è placcato in oro giallo, uno è placcato in rutenio, uno è placcato in palladio, però la base è in argento e smalto colorato. Poi ci sono bracciali, quindi spaziamo un po' in varie forme, no? Sì. E vari elementi, quindi fiori, farfalle, cuori, forme geometriche. Per venirti a trovare in showroom, perché hai un meraviglioso showroom. Sì, su appuntamento, riceviamo su appuntamento, dove senza impegno potete visionare tutte le nostre collezioni, perché questo, diciamo, ho portato solo un assaggio delle nostre collezioni, e ci contattate e noi vi accogliamo nel nostro showroom. Terzo blocco, terza sfilata, sì. Velocemente diciamo cosa ci aspetterà? La collezione di bijou. E dello scarabocchio? Sì, ovviamente. A dopo, Gloria. Grazie, a dopo. Adesso andiamo avanti con Mom Art. Ta-da! Antonella, rieccomi qua, accanto a te. Sì. Ma ad esempio, a livello di tessuto, come sono formate queste meravigliose creazioni? Allora, queste creazioni che ho portato sono tipologie diverse di borse. E allora, partiamo da queste che sono realizzate in canvas ginsato, che è un tipo di cotone pesante. Hanno tutti i manici e le rifiniture in vera pelle. L'interno è foderato e tutte hanno il taschino con la cerniera e sempre hanno tutta la tracolla regolabile, proprio per un discorso di comodità. Qua invece abbiamo la borsa, queste sono tutte borse Levi's vintage rigenerate, è un tessuto proprio in jeans e chiaramente la difficoltà di dipingere su questo tipo di borse rispetto alle altre, che chiaramente sono piene di cuciture e di taschini, quindi non è possibile realizzare tutto quello che si può realizzare, diciamo, su una base un pochino più liscia. E mentre questo modello qua davanti è sempre in canvas ginsato, questa volta però su tessuto mimetico e vera pelle. Chiaramente i colori che vengono usati sono sempre gli stessi per tessuti, mentre le due pochette piccoline sono in vera pelle e vengono usati dei colori appositamente per la pelle, anche questi professionali, perché chiaramente quello che viene usato sul tessuto non va bene sulla pelle.
perché devono ovviamente hanno una copertura diversa e sulla pelle è ancora molto più difficile lavorare e andare proprio in copertura del colore rispetto a assorbe molto meno rispetto diciamo al tessuto. Quindi anche con te parliamo di colori, sì. Di comodità, sì. E ovviamente poi l'occhio vuole la sua parte. Sì. Sì. È un connubio perfetto, comodità e bellezza. Sì, perché non deve essere soltanto bello, ma deve essere anche chiaramente comodo. Ripetiamo a cosa ti ispiri, vediamo un bellissimo fiore con delle bellissime frasi, sì. Ad esempio Minnie. Minnie. Minnie, con un cuore. Sì, allora diciamo l'ispirazione, chiaramente c'è tanta ricerca dietro a ogni singolo disegno. Qua una bellissima corona, scritto sì, The Queen. Sì, la corona è uno degli articoli diciamo che piace di più sia a livello di borsa, di t-shirt che di casacche. E, allora non c'è qualcosa di preciso in cui mi ispiro, diciamo mi viene al momento anch'io chiaramente. Questa è la bellezza sì, dell'essere artisti. Sì, parto da una cosa e poi vado a finire totalmente su un'altra. Vendi online? Sì. Ma quindi quanto è importante trasmettere fiducia? Allora, infatti il 90% della mia vendita avviene online e chiaramente bisogna riuscire a dare la stessa fiducia di una persona che arriva in negozio, che chiaramente in negozio c'è subito l'impatto visivo, ci parli, c'entri in empatia. Chiaramente invece devi riuscire a entrare in empatia anche con l'online. Infatti io quando i miei clienti o ipotetici clienti mi chiedono sempre delle informazioni, cerco sempre di inviarle via audio, perché in questa maniera riesco a trasmettere molto di più è rispetto a un semplice messaggio scritto. È vero. Sì. E poi dopo ci sveli quelli che sono i progetti futuri? Allora, perché ce ne sono. No, dopo. Ah, non ok, adesso. Va bene. Grazie Antonella, quindi. A dopo. Grazie. Perché adesso devi sapere che andiamo in pubblicità. Okay. Ma prima di andare in pubblicità, Shadi? E io ero qui con quel cellulare. Stavo guardando tutte le sue creazioni, sono veramente belle. Davvero, eh? Bellissime. Ma... E nel frattempo preparavo il caffè a te, quindi durante la pubblicità. Arrivo bene. Subito. È già pronto? Come dico sempre, preparatevelo anche voi, ma restate sintonizzati perché Tada, ovviamente, come ogni giorno, torna subito. E quindi rieccoci qua dopo un buonissimo caffè, prontissimi per questa seconda parte. Torniamo a parlare di moda, bellezza, benessere, cambi look, gioielli e intimo. Quindi vi faccio ritrasferire nel salottino dalla nostra bella e brava Lucrezia. Ta-da! Ed eccoci tornati insieme a Donatella Cianchi, titolare di Gianna Intimo Firenze. Dove ti possiamo trovare a proposito? In via Gioberti, al 59 Rossa o più o meno a metà strada di via Gioberti. E siamo lì da 50 anni, siamo sempre stati lì, anzi 51. Ecco, per la precisione. Per la precisione. Allora, prima abbiamo visto un po' di spoiler della nuova collezione di lingerie e tra pochissimo andremo a vedere sia lingerie che anche qualche spoiler di intimo, ma so che il tuo negozio si contraddistingue rispetto, insomma, ad altri negozi per la consulenza, quindi quanto è importante la consulenza dell'intimo e quindi dell'ingerie? È fondamentale e noi ci teniamo tanto a questo aspetto perché ogni donna ha la sua fisicità, ha il suo seno, sia come taglia che come forma di seno, che non è per niente banale. No. E quindi dobbiamo andare sempre a cercare quello che è il perfetto, il reggiseno perfetto per quella determinata persona, perché non c'è un fisico più bello o più brutto per noi, ognuna ha il suo. Al proprio fisico. E quindi andiamo a fare il bra fitting, che è proprio la misurazione della taglia, del sottoseno, del seno, l'analisi della forma del seno e quindi poi arriviamo a quello che è il prodotto completo. Completo, quindi il prodotto perfetto. Ideale, perfetto. Anche come gusto e come esigenze della cliente. Le esigenze poi cambiano. Quindi. Esatto, non si può mai sapere. Ma io continuerei a vedere i piccoli spoiler di intimo e lingerie. Vai con la sfilata. Don't wait up, don't wait up,
Allora, abbiamo capito che il celeste e il blu sono i colori proprio della primavera, anche dal punto di vista dell'intimo, ma partirei a descrivere il look indossato da Irene. Irene ha un seno piuttosto contenuto, per cui gli ho fatto indossare un reggiseno con lo scollo a cuore in pizzo Levers. E ho scelto questo colore perché è la novità della stagione, certo. Quindi l'abbiamo ormai capito. E è un bellissimo pizzo Levers con il centralino basso, è un reggiseno che va bene sia per un seno tipo quello di Irene che anche per seni molto più importanti, perché tiene benissimo, e, è tutto doppiato nella parte sottostante, per cui è un reggiseno che si adatta veramente un po' a tutte le tipologie. Non bisogna avere il seno troppo attaccato davanti, perché altrimenti bisogna cambiare tipologia di forma e qui si rientra nel bra fitting. Quindi... E dopo ne andremo a Però parlare. Però questa è una bella novità, sì, sì. E dal punto di vista dei pantaloncini invece? Il pantaloncino è di un pigiama corto di Pepita, e poi c'è la sua t-shirt anche in tinta unita e come vediamo anche qui si ripetono... i colori e le farfalle che evidentemente, come abbiamo visto nei gioielli, sono anche il tema di questa nuova stagione. Collezione, sì, un po' di libertà, un po' evadere un po' dagli schemi. Voglia di volare. Ok, andiamo subito a vedere Giulia. Giulia indossa un pigiama di Verdiani in micro modal, aperto davanti, classico taglio maschile. E per lei ho scelto un reggiseno invece un pochino più diciamo avvolgente, perché ha un seno più importante, però sempre una linea piuttosto giovane, perché nella parte alta vedete qui ha quel tulle che dà quella trasparenza che alleggerisce all'occhio il tutto, e nella parte bassa invece è un bellissimo pizzo, spallino abbastanza laterale, quindi è un pizzo, è un reggiseno che vendo bene anche alle ragazze più giovani, anche ma con seno prosperoso. Con una giacca sopra anche nera potrebbe essere un top volendo. Sì, questo fa abbastanza, non si intravede, insomma non si intravede il capezzolo, quindi lascia, è piuttosto coperto, sì, coperto, delicato, ecco. Quindi da un punto di vista di reggiseni, io so che la vostra marca per eccellenza è Chantel. Sì. Quindi parliamo un po' di Chantel, le cosa contraddistingue questo brand? Chantel, di Chantel io mi fido ciecamente, perché fa tanta ricerca, punta molto anche sul riciclo del materiale, e utilizza sempre prodotti al top, testati, certificati, quindi tutte le volte che mette sul mercato un prodotto nuovo è sempre una splendida novità. Novità. E okay. A tagli differenziati fino veramente tagli grandissimi. Dopo torneremo a parlare di Chantel e soprattutto di bra fitting e consulenza, quindi grazie Carlotta. Grazie mille Lucrezia, ma adesso andiamo avanti con il trucco, con il make-up, con le vanità profumerie. Ta-da! Jacqueline, oui. Eva, eccoci qua. Eccoci qua. Noi torniamo a parlare di make-up. Allora, dei adesso... colori, delle tendenze di questa primavera estate 2022. Esatto, adesso osserveremo il working in progress di Eva e vediamo un po' le tendenze e vediamo un po' il make-up che avrà realizzato Eva e ve lo spiegherà lei stessa. Prego Eva. Grazie, eccoci qui di nuovo. Allora, come dicevo prima, mi piace molto nel momento in cui faccio un trucco personalizzato alle mie clienti di fare in modo che i passaggi siano semplici e che loro possano poi riprodurlo anche a casa. Replicarlo. Esattamente, esattamente. Ricordiamoci sempre molto importante che la base del nostro trucco è Carlotta un abito per il nostro volto, sì. Cioè ce lo protegge dall'inquinamento, dagli sbalzi di caldo freddo, quindi proteggiamolo il nostro viso. In questo caso ho applicato, quindi sempre nella nostra modella Carlotta, così. Allora, un
primer di Yves Saint Laurent, il Blur Primer. Stiamo parlando di questo brand di qualità. Esattamente. Super conosciuto. Super conosciuto, chi non lo conosce, un primer che andrà quindi, come dicevamo prima, a levigare la pelle, a donare questo effetto un po' glowy con delle micro perle che hanno questo shimmer un po' oro, quindi per rimanere sul fil rouge naturalezza ma luminosità, una leggerissima terra per scolpire ma enfatizzare, come dicevamo precedentemente, gli zigomi. E adesso vi mostrerò come ho applicato in un occhio, mostrerò come si applica nell'altro, piccoli passaggi, e poi perché no, come trasformare questo make up così scintillante ma al tempo stesso dolce, naturale, con i colori della primavera, anche in un trucco serale. E allora mostraci questi Eccoci passaggi. Qua. Allora, intanto il colore dell'ombretto, lo ripetiamo. Prima di tutto applicheremo su tutto l'occhio, quindi su tutta la palpebra, insisteremo nella zona interna per donare profondità e luminosità, dando quindi, ho scelto un colore avorio, quindi un colore molto delicato e molto naturale. Lo rende più grande? Esattamente, i colori più chiari vanno a enfatizzare, a creare più tridimensionalità. Poi, non ho potuto non utilizzarlo, il fucsia è un colore che amo, è il colore che richiama anche le vanità profumerie, quindi... E lo notiamo perché ti sei truccata di fucsia. Esatto. E la nostra Jacqueline è sempre truccata di viola, di fucsia. Sì, sono vestita di le vanità profumerie. Le vanità profumerie. Oggi sì. Non sapevo, di LVP. Esattamente. Allora, poi ho utilizzato appunto il colore fucsia per andare a creare una sorta di eyeliner delicatissimo, però che andremo a seguire qui nell'angolo dell'occhio e lo spingeremo verso la piega, ok? Ok. Per dare quindi, di nuovo mescolandosi con l'avorio, creeremo profondità e andremo quindi a esaltare poi comunque anche questo fucsia con l'applicazione invece di un colore bellissimo, anche qui un trend primavera, il lilla. Bellissimo il lilla, è uno bellissimo dei miei colori preferiti. Davvero? Sì. Effettivamente è un colore molto bello. Piace, quindi il viola e tutte le sue sfumature sono molto belli in effetti. Donano molta luce. Sì, verissimo. Quindi andremo ad applicarlo nella parte centrale e andremo con movimenti circolari a sfumare la parte fucsia insieme a quella lilla per non creare un netto distacco. Questi sono consigli preziosi, Li sto appuntando. Benissimo. Poi abbiamo già precedentemente, per questioni ovviamente di tempistiche, enfatizzato quindi i nostri zigomi, ma ve lo mostro velocemente. Una cosa molto semplice che possiamo fare è fare un bel sorriso e andare quindi a picchiettare nelle nostre guancette. Allora, cosa succede adesso? Che porti a termine il trucco e magari ce lo mostri nella terza parte. Molto volentieri. E nella terza parte non parleremo solo di make-up. Eh no, la sorpresa c'è. Sorpresa. Non anticipiamo. Non ci piacciono le sorprese, niente. A dopo quindi. Grazie a dopo. Eva, grazie Jacqueline. Grazie a te. Adesso andiamo avanti con Grazia Firenze. Rieccoci qua Loredana, quindi altra parola d'ordine di quest'oggi, mai senza un completo. Esattamente Carlotta, il completo rappresenta un capo must, un jolly del guardaroba, sia scelto in colore unito come abbiamo visto prima, che in fantasia. Poi spazio ai tessuti, perché ogni tessuto ha la sua caratteristica e la sua occasione d'uso. E soprattutto attenzione ai materiali, come ad esempio quello che indosso io, che è una pura viscosa, è quindi un tessuto di derivazione naturale che lo rende più traspirante
e lo rende anche pratico, perché tu lo sai che la donna Grazia è una donna attenta a tutti gli aspetti, compresa anche la praticità. È leggero, proprio visivamente parlando. È leggero e dà leggerezza sia al look che all'umore. È comodo. È comodo e ti spiegherò anche perché, ne abbiamo parlato anche in un'altra puntata. Sì. A proposito di praticità, alcuni tessuti si lavano a casa, quindi qui si parla di una giacca che invece di essere portata in lavanderia tutte le volte che la indossi può essere lavata a casa come una camicia, quindi il che è comodissimo. E il pantalone è molto pratico e accontenta un po' tutte le silhouette grazie a un dettaglio che adesso non si vede perché sono seduta, che è quello dell'elastico. Quindi l'elastico in vita è quel dettaglio. Esattamente, di vestire sia quella mezza taglia di scarto quando abbiamo appunto quella rotondità che non sei una taglia un po' di mezzo, quindi è molto comodo, te lo puoi poi regolare all'altezza della vita o un pochino più basso, ma soprattutto crea quell'attitudine sportiva che in questo momento appunto non si nota e che a seconda di come si indossa si può camuffare o meno, quell'attitudine sportiva che ti consente di sdrammatizzare il capo, che puoi utilizzare a seconda dell'accessorio come con un tacco per un'occasione più speciale, piuttosto che addirittura con una sneakers, accessorio ormai che sdogana qualsiasi outfit. E poi a quelli che sono i tuoi colori, perché sai molto bene che sono i tuoi colori, anche i miei colori. Esattamente, perché esattamente. Apparteniamo alla stessa stagione. Esatto, oggi siamo nella puntata giusta. Tutto il tuo team, il vostro team, grazie a queste nozioni di base e quindi sa riconoscere quella che è la stagione armocromatica della cliente. Proprio per così. Per dargli dei consigli puntuali e giusti. Consigli con discrezione, grazie appunto alle nozioni di base, siamo tutte formate e anche al fatto di diciamo essere anche molto diverse fra noi e quindi poter assimilare la cliente che in quel momento abbiamo davanti magari con una collega con caratteristiche simili e quindi il gioco è fatto perché sappiamo già qual è la resa, quindi il consiglio sempre su con discrezione. Quindi il completo abbiamo detto che è un altro jolly del guardaroba. La scorsa puntata abbiamo parlato di un altro jolly del guardaroba, che è la giacca Chanel che sto indossando in questo momento, che è la giacca che indossavi a gennaio, la prima puntata che ho aperto l'anno con un capo della nuova collezione ed era proprio quella giacca, esattamente. Tu la indossi egregiamente con la sua minigonna, stai benissimo. Della Loredana, giacca. Che bella giacca che indossi. È vero, me l'hai detto oggi, subito. Eccola qua. Me l'hai detto subito. Sì, e ne abbiamo parlato abbondantemente la scorsa puntata, lo scorso mese della giacca Chanel e a proposito di consulenza, di silhouette, di attenzione ai dettagli e alla cura dell'immagine della cliente, abbiamo approfondito l'argomento sulle giacche Chanel in base alla fisicità e devo dire che quella puntata, che poi è accompagnata anche da un articolo sul nostro blog che è graziafirenze.it, ha riscosso un grande successo fra le nostre clienti. Benissimo Loredana, quindi dopo come andiamo avanti? Andiamo avanti parlando di un'altra chicca a cui noi teniamo tantissimo, che è il guardaroba capsula, che poi è legato anche ai completi in fantasia, quindi riprendiamo il discorso. Guardaroba intelligente. A dopo Loredana, grazie mille. Grazie, a dopo. Adesso Fashion Hairstyle. Riccardo Fashion Wedding. Sì. Che brand? Il salone innanzitutto è a Pistoia. A Pistoia, vicinissimo al centro. È un salone che ci permette di coccolare le nostre clienti, ma soprattutto permette alla cliente stessa di sentirsi se stessa. Come diciamo sempre, il nostro obiettivo non è creare una nuova identità, il nostro obiettivo è migliorarla, cercare di far sì che poi esca con dei contenuti pratici. Certo. Come dico sempre, pochi paroloni e cerchiamo di fare qualcosa di utile e funzionale. Oggi la nostra modella
abbiamo rilasciato un po' quello che è lo studio, l'analisi che abbiamo fatto su di lei, quindi siamo partiti dalle caratteristiche morfocromatiche. Lo rilasciate sempre? Certo, in fase di consulenza noi rilasciamo a tutte le nostre clienti quello che è lo studio e l'analisi che abbiamo fatto. Il tuo in modo viso. Che quando loro giungono poi a domicilio hanno l'opportunità di capire e poter gestire le strategie migliori affinché possano uscire fuori mantenendo sempre la stessa sicurezza e la stessa grinta, anche perché non ci dimentichiamo che l'aspetto principale ovviamente è il benessere della persona e la bellezza della persona, ma teniamo presente anche un altro fattore molto importante che è il lato emotivo della persona, tutto quello che riguarda le sensazioni e le emozioni. Quindi generare poi un'immagine che sposi bene, che sia adatta ai suoi desideri, alle sue necessità, la fa sentire bene, la fa sentire se stessa, e questo grazie proprio all'analisi dei colori, allo studio dei colori che viene fatto sulla nostra cliente ponendo proprio dei drappi sotto al viso, permette di capire come poter utilizzare non solo tutti quegli elementi che sono contenuti all'interno della trousse, piuttosto che tutti quegli accessori, tutti quei capi d'abbigliamento del guardaroba, ma anche creare poi delle strategie funzionali per tutto quello che in realtà non è in palette. Quindi lo studio che viene fatto, come dico sempre, è uno studio che permette anche un benessere della persona, al di là poi del salone dove ci sono dei professionisti che la seguono, che la coccolano, che la gestiscono. Ripetiamo, siete un team di 15 professionisti, ognuno ha il suo ruolo e questo che poi fa la differenza ed è importante. Certo, come dico sempre, non mi piacciono molto le persone che sanno tutto, mi piacciono le persone che anche se sbagliano, anche se cadono, anche se fanno errori, hanno la capacità e l'umiltà di rialzarsi, rimboccarsi le maniche e rimettersi in gioco. Questo è sicuramente il punto su cui noi lavoriamo e il mio team pretendo che abbia e condivida questi valori che sono quelli che mi rappresentano, insomma. Ma cosa hai lì? Beh, allora qua tocchiamo una sfera un po' particolare. Abbiamo Mi sono permesso di realizzare un'acconciatura particolare, non so se riuscite a vederla, che in maniera indiretta possa lanciare, è una rosa, una delle acconciature artistiche del metodo tridimensionale più difficile in assoluto, e mi sono permesso, diciamo, di lanciare un simbolo che possa in qualche modo far sentire anche la nostra solidarietà e la nostra vicinanza a persone che in questo momento non sono felici quanto noi. Giusto. Grazie quindi per questo messaggio e simbolo di pace, si merita appunto un applauso. Grazie, non mi piace, io come dico sempre, spesso si vede il mio volto, spesso in varie opportunità anche televisive non c'è il mio volto, ma dietro c'è un team, la forza di un team che ci permette ovviamente... Soprattutto c'è il cuore. Beh, quello è un po' il tasto dolente, mi emoziono facilmente, nonostante siano tanti anni che ancora lavoro nel mondo delle spose, ogni volta effettivamente quando arriviamo in fondo è un po' come un nodo alla gola nel lasciare, ora poi si vede anche dalle immagini che stanno scorrendo, lasciare la sposa. Ma questi sono capolavori. Grazie, ci piace quello che ci crediamo fortemente. Io ti ringrazio per avermi curato il look per questa puntata, non solo il mio ma anche quello di Lucrezia. Grazie però a voi. La prossima volta voglio quella volentieri, quella volentieri. Il nostro obiettivo non è realizzare il nostro desiderio sulla cliente, il nostro obiettivo è ascoltare la cliente e seguire quelle che sono le sue indicazioni per poterle poi espletare al meglio. Quindi grazie per essere stato grazie con noi. Grazie a voi. Elegantissimo. Grazie. Grazie Riccardo, ti aspettiamo presto. Volentieri. E grazie alla bella Matilde e grazie anche a Patrizia che è la mamma. Sì, che mi segue sempre. Lo segue sempre. Grazie Riccardo. Grazie a te. Adesso andiamo avanti con Roberto Poggiali, Gioielli Firenze. Ta-da! Gloria, rieccoci qua. Eccoci qua. Adesso andiamo avanti con una delle mie collezioni preferite, quella di Bijou, la Scarabocchio. Sì, che nasce con la linea Scarabocchio e poi si è
abbiamo continuato e abbiamo prodotto altre collezioni, altre linee della stessa collezione in ottone placcato oro. Perché dovete sapere che la nostra gloria non è mai ferma. No. Siamo sempre in movimento, sì, pensarne questa, una dopo l'altra. Sì, vero? Questa collezione è nata un po' per gioco, come ho ripetuto più volte. Da uno scarabocchio, sì, su un post-it. Sì, e poi così, come diciamo sempre, poi per deformazione lì, professionale, sì, lei ci ha visto un gioiello e che poi è diventato il gioiello di tutti. Sì, sì, ognuno il suo scarabocchio, perché ricordo che sono tutti pezzi unici fatti a mano, e quindi ognuno può avere il suo scarabocchio, pendente, bracciale, orecchino, anello. Il bracciale, sì, tutto, c'è l'imbarazzo della scelta, sì. Ma quindi li mostriamo sì o no? Certo. Io direi di sì, certo. Prego regia! E adesso ce le descrivi, Gloria. Allora, questo che indossa Rebecca è la prima linea, è la linea scarabocchio da cui nasce la nostra collezione di bijou. E come potete vedere ci sono gli orecchini, bracciale, anello, e sono dei fili di ottone che apparentemente creano dei grovigli dando vita a dei gioielli unici e semplici. E poi comunque bisogna dire che sono tutti leggeri. Sì, molto leggeri. Questa, quello che vedete invece è l'evoluzione della linea scarabocchio, con la perle, con le perle barocche. Questo con i brillanti. Questa con i brillanti e anche questa con i zirconi, perché ricordo che questa è la linea di bijou, quindi in ottone, placcato oro, ovviamente su richiesta del cliente. Può essere personalizzata, quindi anche creata in oro o in argento. Qui vediamo l'aggiunta di un materiale alternativo, sì, che è il marmo. È il marmo, queste sono delle scaglie di marmo, marmo di Carrara, e quindi è un'altra evoluzione della linea scarabocchio, dove abbiamo aggiunto un materiale come il marmo, un materiale naturale. Perché c'è molta attenzione anche nella scelta del materiale. Sì, e siamo sempre molto alla ricerca di materiali alternativi da poter unire poi al metallo. E quindi in questo caso c'è il marmo, che è un materiale ecosostenibile. E quindi è molto richiesto, tra l'altro, perché comunque si lega bene a un metallo prezioso, perché il marmo è comunque un materiale prezioso. Gloria, oggi finiamo in bellezza, sì, con te, perché non c'è due senza tre, il quattro viene da sé. Sì, abbiamo la quarta sfilata dopo. Sì, con la novità. Con una novità, quindi motivo in più per restare sintonizzati. Sì. Grazie Gloria, a dopo. Grazie, a dopo. Adesso andiamo avanti con Momart. Ma quindi Antonella, ma questi progetti futuri io da dove interrompo, riprendo? Sì. Quali sono? Allora, diciamo quello più importante, che sarà anche a breve, sarà la partecipazione alla mostra internazionale dell'artigianato, che si svolgerà dal 23 al 1 maggio a Firenze, alla, sì, Fortezza d'Abbasso. È un'opportunità molto importante sia a livello lavorativo ma anche a livello personale, in cui sarò circondata sia da artigiani ed artisti, in cui parleremo bene e male la stessa lingua, e quindi mi sto concentrando, perché chiaramente e quindi ti trovano lì. Mi trovano lì. Ripetiamo, da quando? Dal 23 marzo al? Dal 23 aprile al primo maggio. Al primo maggio, sì. Benissimo, sì. Poi ritorniamo a queste meravigliose creazioni, ma vedo anche dei foulard. Sì.
Sono ogni borsa è arricchita da dei foulard? Sì, viene arricchita con dei foulard, chiaramente vengono abbinati tutti, diciamo, a seconda del disegno che si trova sulla borsa. E poi sono dei foulard che comunque uno può togliere anche, nel senso non sono cucire sì, o metterli al collo o anche a bandana sul polso. O se no, per arricchire la propria borsa. Come funziona la spedizione? Allora, le spedizioni spediscono tutta Italia, ci vuole sui 4-5 giorni lavorativi, diciamo, sulle borse di campionario, qualche giorno in più su personalizzazioni. Ogni articolo, sia dalle borse che dalle t-shirt, viene inserito in una shopper in tessuto, sempre dipinta a mano, con delle frasi che alcuni sono molto legate e mi rappresentano. Tanto per far continuare anche questo discorso dell'artigianalità del prodotto, la cliente, la maggior parte delle persone che acquista per la prima volta non lo sa, e quando riceve questa cosa rimane molto stupita e mi ringraziano anche perché comunque sono contenti della borsa che hanno ricevuto, ma quella già l'hanno scelta e già sanno che gli arriva, e rimangono molto contenti di questa attenzione che viene data in più. Infatti per me la cosa più importante quando ricevono una mia creazione non è tanto che mi dicono che è bella, che chiaramente vabbè, ovviamente quello fa può piacere. Fare piacere, sì, però quando mi dicono che trasmette emozioni, perché chiaramente ci sono veramente tante quando cose belle. Quando trasmette emozione significa che hai sì, vinto. Sì, tante cose sono belle, ma sono anche fine a se Vero. Stesse, altre devono trasmettere invece. Quindi cambia il cliente, la cliente, cambiano le creazioni, quello sì. che resta è il tuo stile sì. che poi permette, fa sì che ogni creazione sia un pezzo unico. Certo. Chiaramente perché le borse che vedete anche qui o altri tipi di articoli sono replicabili, se però le vediamo singolarmente uno per uno non potranno mai essere uguali l'una all'altra, e questa è proprio la particolarità. Domanda delle domande, ti trovi a Scandicci e i tuoi contatti quali sono? Allora, i miei contatti sono soprattutto su Instagram, InfoMomart, dove pubblico in continuazione foto, video, tutte le novità. C'è anche uno shop online collegato direttamente su Instagram, e niente, poi ci sono tutti i numeri di telefono che quindi, mi possono contattare a tutte le ore. Contattatela e sbizzarritevi. Grazie per essere grazie stata con noi, Antonella. A voi. E a presto, mi raccomando. Grazie. Grazie mille. Adesso tutti nel salottino, dalla nostra Lucrezia e i suoi consigli. Donatella, nel tuo negozio possiamo trovare non solo intimo, ma anche lingerie, e abbiamo parlato proprio del modello Chantel e Verdiani dalle nostre sfilate, ma io farei prima rivedere l'ultima sfilata e poi commenterei via via tutti gli altri. Certo. Quindi via. Precedentemente eravamo rimasti in sospeso con Gabriele, che sta proprio indossando un modello lingerie, all'ultima moda tra l'altro. Sì, è un bellissimo pigiama in mustro di cotone, leggero, 100% fibra naturale, classico taglio maschile, abbottonato tutto davanti, e bellissima questa profilatura in controcolore, questo è un color jeans con una profilatura molto moderno, giovanile. Molto moderno, quindi sì, i pigiami di queste aziende non sono mai troppo scontati, possono essere tranquillamente portati anche da ragazzi giovani. Sempre Verdiani, giusto? Sempre Verdiani. Verdiani. La nostra Mentre sicurezza. Le altre due modelle, partiamo subito da Irene, che sta indossando
l'intimo, appunto. Sì, questo è un reggiseno di Passionata, una delle linee di Chantel, un pochino più giovanile, anche più economica, diciamolo. E questo è un modello molto moderno perché è basso davanti, ha questa forma a triangolone all'americana, con una coppettina leggerissima che sostiene il seno, lo contiene, ma non serve per aumentarlo. Quindi questo modello per che tipologia di seno lo possiamo consigliare? Questo va bene per i seni separati, per chi ha spazio sul davanti, quindi per i seni opposti va benissimo, per chi ha il seno tondo va benissimo. Però nonostante sia così scollato arriva anche a coppe differenziate piuttosto alte, perché comunque abbraccia bene il sotto, ha una costruzione su base per cui si può arrivare a delle taglie anche un pochino più importanti. Sì, okay. Mentre vediamo la seconda modella, nostra Giulia. Giulia, avendo, come si diceva prima, un seno più importante, le ho fatto indossare un reggiseno di Chantel in ricamo su tulle, in due colori, in bicolor. Questo è un reggiseno di grande tenuta, quindi arriva a delle taglie veramente importanti, si parla di dodicesima, tredicesima misura e anche oltre, con le coppe G, H, e quindi insomma qui... Possiamo un po' sbizzarrirci su tutte le taglie. Sì, anche perché comunque la donna che ha un seno importante non è detto che voglia mettere reggiseni tristi, anzi ci sono tante donne giovani che hanno un seno formoso, per cui dobbiamo andare a sostenerlo perché è importante, deve essere comodo e perché no anche bello. Anche bello, perché la comodità deve essere comunque a pari passo con la bellezza. Ma andiamo brevemente a ripassare il bra fitting, quindi cosa consigli te come consulente? Allora, intanto chi vuole contattarmi può tranquillamente scrivermi sui social o chiamare direttamente in negozio e può fissare un appuntamento con me se vuole, oppure può, le mie collaboratrici sono tutte formate, quindi non ci sono problemi. Hanno fatto le mie masterclass perché altrimenti non potrebbero lavorare con me. La consulenza consiste appunto in un appuntamento in cui si definisce bene la misura, la forma del seno, il reggiseno che è necessario a quella determinata forma di seno, a quella determinata taglia, e tenendo sempre presente prima di tutto anche il gusto della cliente e le esigenze della anche cliente. Le necessità della cliente. Le necessità, ci sono le spose, ci sono gli abiti da sera, ora ci sono gli abiti scollati estivi. E infatti quindi... direi di concludere la nostra parte proprio rimanendo sull'estivo, perché ci vedremo il prossimo mese con i bikini. Quindi lì ci sbizzarriamo. Esatto, quindi grazie Donatella, grazie e passo la linea a Carlotta. E non vediamo l'ora di vederli questi bikini. Grazie a Lucrezia, a presto. Adesso andiamo avanti con le vanità profumerie. Ma quindi, Jacqueline, Eva, questo trucco è finito? È finito, è terminato. Ce lo mostri velocemente? Volentieri. Allora, ovviamente, come dicevamo prima, abbiamo enfatizzato le labbra come lo richiede la tendenza, quindi effetto gloss. Ci tengo a precisare a tutti coloro che ci vedono che ovviamente il trucco è personalizzato, i colori vengono utilizzati per sfruttare la tendenza, ma possiamo sempre valutare ovviamente quello che ci rende più belle. E questo è un trucco da sera, bellissimo. Sì. Complimenti Eva. Grazie. Grazie. Oggi non parliamo però solo di make-up. No, adesso si parlerà di una cosa... Che fa cos'è? Vediamo. Prego, perché abbiamo un video in merito. We'll be right back.
DIY, L'Eau de Parfum, Yves Saint Laurent. Jacqueline, ora ci parli allora, di lui. Allora, Carlotta, che ne dici? Parli di lui, ma non lui profumo. No, vi parlerò solamente di DIY, di Yves Saint Laurent. Perché non dimentichiamo, anche se la nostra puntata è stata improntata per le donne, ma sabato 19 marzo c'è la festa del papà. Dei babbi! Ecco perché ho voluto. Abbiamo cominciato con Yves Saint Laurent con il make-up e vorrei finire la puntata con il profumo di DIY di Yves Saint Laurent, e che ha preso come testimonial Lenny Kravitz. Insomma, cosa ne dici, Carlotta? Io dico che ci stava. È vero? Insomma, avete capito? Ma il profumo? Aspetta, avete capito per quale tipo di uomo è questo DIY di Yves Saint Laurent? Spiegacelo. Allora, è un uomo che ha già realizzato tutto, ha realizzato i suoi sogni, ma che continua ad andare avanti verso il futuro con grinta, tenacia, altri obiettivi, anche perché è un uomo che non ha paura di affrontare le sfide. Ci piace quest'uomo. Comunque non preoccupatevi, signor uomini, perché DIY di Yves Saint Laurent ha ben pensato a voi e a fare tre declinazioni di questo DIY, e troverete la fragranza che più vi rappresenta, perché abbiamo un eau de toilette, un eau de parfum e una terza che è un live intense. Dipende. Allora, per esempio, vi darò qualche note. Vai. Dell'eau de toilette c'è un assoluto di geranio, un accordo ambra grigio e l'incenso. Ho dimenticato di dire che le tre declinazioni di questo profumo, comunque è un profumo legnoso e speziato. Per quello che riguarda l'eau de parfum, troveremo il bergamoto, il zenzero, la mella, il vetiver e il legno di ambra. E l'eau de toilette live intense, troveremo un cacao intenso e una vaniglia inebriante. Ma per odorarlo, per odorarlo dovete venire a trovarmi. Queste fragranze, dove? Lo ripetiamo. Allora, cominciamo per centro. Vai, va allora, benissimo. Allora, via Porta Rossa, in centro, via del Corso, in via Pietrapiana. Un po' più in là andiamo in via Masaccio. Andremo poi passando per via Marconi e via degli Amicis, per spostarsi a Borgo San Lorenzo, in un centro commerciale che non posso dire qual è perché farei pubblicità, però ahimè non lo dico. Da Borgo San Lorenzo andiamo a Poggibonsi, dove abbiamo due punti vendite, uno in un altro centro commerciale e un altro proprio in centro di Poggibonsi, in via Pertini, e l'altro che si trova a Castel Fiorentino. E insomma, da LVP c'è sempre l'imbarazzo della scelta in quanto a make-up, trucchi, profumi e di tutto, tante di altre tutto, cose. E vi aspettiamo. Grazie per essere state con noi. Grazie a te, Eva, Carlotta. Grazie a Carlotta, grazie Jacqueline. Grazie a voi di ospitarci. E ci vediamo fra poco. Ma grazie a voi, ci vediamo la prossima settimana. Certo. Con tanti altri consigli e sorprese. Sì. Ma adesso concludiamo in bellezza con la nostra Gloria e i suoi gioielli. Ta-da! Gloria, detto concludiamo, ma in realtà non concludiamo con te, concludiamo questa quarta parte in bellezza. Ok. Perché adesso ci mostri quella che è una delle vostre novità. Sì, un'altra evoluzione della linea Scarabocchio. Quindi andiamo a mostrarla? Sì. Vai, prego regia. Gloria, questa da domani voglio indossarla, eh! Lo sapevo! È meravigliosa! Grazie!
Allora, qui è la nostra linea scarabocchio con un effetto che noi chiamiamo spinzettato, in realtà è una lavorazione artigianale che facciamo su questi fili di ottone placcato oro e ci abbiamo inserito delle pietre, le agate verdi, che sono in movimento, come puoi vedere sono tutte in movimento su questo collare un pochino importante. Abbiamo creato appunto un collare più importante, ma quindi anche un qua vediamo pendente. Tutta l'intera collezione, sì. Orecchini, bracciale, collane, manca l'anello, c'è anche l'anello. C'è anche l'anello? Sì, c'è anche l'anello. E poi come sempre si può anche un po' personalizzare il tutto. Assolutamente. Anche con te, perché si parla di personalizzazione, quindi, è molto se... importante, lo vedete, io indosso sempre la mia collanina, ho scritto sì. Carlotta. Infatti, sì, quindi noi facciamo anche appunto gioielli personalizzati e se al cliente non piace la pietra, l'agata in questo caso, può metterci un'altra pietra. Dai colori più, ecco, come ad vedete. Esempio, ma un'altra pietra dura di qualsiasi altro colore, o vabbè, noi facciamo anche la collezione quella con la perla, come abbiamo visto prima, che anche quella è bellissima. La particolarità di questa collezione è che le pietre sono in movimento, quindi vediamo, sono racchiuse in queste gabbie di filo. Vedi? Si muovono sia negli orecchini che nel collare. E eccolo. Quindi viva il movimento e viva la tridimensionalità. Sì, assolutamente sì. E questa è la novità, una delle novità. La prossima la sveliamo la prossima puntata. Prossimo mese sì, o chissà sì. quando. Non vedo l'ora di riaverti qua. Prossimo quindi. Mese. Grazie per essere stata con grazie noi anche oggi. Grazie a voi. E grazie per farmi indossare la tua arte tutti i giorni. Grazie a voi. Grazie Gloria. A presto, buonasera. Ma adesso concludiamo davvero in bellezza con i consigli di Grazia Firenze. Ta-da! Ma quindi qual era questa sorpresa? Eccoci, allora riagganciamoci, riprendiamo un attimo il filo del discorso con i nostri completi di cui parlavamo prima, quindi quando ci approcciamo al vestire in fantasia, non necessariamente in total look come ho voluto esasperare un po' oggi il concetto io, ma anche righe ad esempio, semplicemente righe o quadretti, che cosa andiamo a creare? Andiamo a mettere nel nostro guardaroba degli abiti che hanno ovviamente più colori, perché sì. le stampe ne comprendono sempre più di uno, il che ci permette di sviluppare poi altri abbinamenti, perché andiamo a prendere tutti i colori che sono all'interno della stampa stessa. Quindi andiamo a creare quello che si definisce guardaroba. Un guardaroba capsula che... Un guardaroba intelligente. Esatto, perché riesce a creare più abbinamenti con il minor numero di capi, che è una cosa un pochino più lunga da creare quando invece decidiamo di scegliere soltanto il colore unito. Quindi mi volevo riagganciare ai completi, al discorso di prima e all'ultima tendenza che ho visto passare ora nelle foto, che è questa la sorpresa finalmente. Esatto, il ritorno del pizzo, quantomeno nelle nostre collezioni. L'intramontabile pizzo. L'intramontabile pizzo che quantomeno nelle nostre collezioni mancava da un po' di tempo, per cui è tornato declinato nelle colorazioni più neutre per tutti, quindi abbiamo i cipria, abbiamo i neri, abbiamo il terracotta come il completo che indosso nelle foto che stavano passando, eccolo qua. È declinato nell'occasione d'uso più cerimonia, ma naturalmente noi di Grazia, sempre con il mood del quando me lo rimetto e del voler sfruttare il più possibile i nostri acquisti, l'abbiamo già reinterpretato ad esempio con, come dicevamo prima, con la sneakers, la scarpa ginnica, che aiuta un pochino a rendere più disinvolto qualsiasi capo e soprattutto su questo completo io ne sono particolarmente appassionata, perché è un completo che può essere interpretato in un pizzo stretch e può essere interpretato anche come una nuova tuta, per cui anche lì l'accessorio farà la differenza. Il pantalone è all'elastico, quindi è
comodissimo, invito tutte a venire a provarlo. Ma non ci parli del vostro servizio home shopping? Esatto, su WhatsApp. Allora, finalmente siamo dotati in tutti e quattro i nostri negozi del servizio WhatsApp, con lo stesso numero che corrisponde al numero fisso del negozio, questo grazie appunto a WhatsApp Business, quindi non c'è bisogno di memorizzare sul telefono un secondo numero per ogni negozio, ma è il nostro numero fisso che corrisponde anche a WhatsApp. I nostri negozi hanno il loro cellulare, il nostro personale è disponibile per non solo avvisare la clientela per appunto i vari avvisi di servizio, ma anche per ricevere e scambiare fotografie o addirittura fare videochiamate per consigliare al meglio gli acquisti della cliente direttamente e comodamente da casa. Nelle foto che sono passate prima, velocemente, abbiamo visto delle immagini che proprio provengono dal guardaroba, dall'armadio di una nostra cliente, e le abbiamo utilizzate per consigliarle nello specifico l'acquisto di un pantalone in un colore in particolare finalizzato ad abbinare la maggior parte delle camicie che lei aveva nell'armadio. E poi insomma, per qualsiasi informazione poi ci salutiamo, quali sono i contatti e dove vi trovate, Loredana? Siamo a Firenze in via Gioberti, a Firenze in piazza Dalmazia, a Prato in via Pomeria angolo piazza San Marco e a Empoli nella centralissima via del Giglio. Su Instagram e memorizzando i nostri numeri di telefono fisso che trovate sul nostro sito graziafirenze.it avrete anche l'opportunità di scriverci direttamente su WhatsApp e naturalmente via Instagram. A proposito di contatti, scusami Loredana, Gloria. Sì. I contatti. Contatti, allora il nostro sito è www.robertopoggiali.it, altrimenti ci potete seguire sui nostri social, su Instagram Roberto Poggiali Gioielleri o altrimenti sul Facebook Roberto Poggiali Gioielli Firenze. Gloria, a te ti ho già ringraziata. Grazie. Ringrazio ovviamente come sempre Loredana per essere stata con noi anche oggi. Grazie a voi. Il prossimo mese, chissà con quante altre novità. Non vedo l'ora. A questo punto ringrazio davvero tutti gli ospiti di questa prima e seconda parte per aver reso questa puntata davvero bellissima, davvero di qualità, davvero di tendenza. Ma adesso arriva la parte bella. Dove? In cucina come sempre, perché sono pronta a trasferirmi dal nostro Shadi. Sei pronta a piangere? Te ora sei pronta, sì. Io, vai. Una zuppettina, niente male, preparati. Ci abbiamo da parlare, raccontare e far vedere una bella ricetta. Sei pronto? Yes. L'importante è questo. E voi quindi seguiteci, perché Tada torna, continua in cucina.